Darei la parola all'unico vostro rappresentante in un organo accademico, cioè è proprio per questo merita di avere una parola per un indirizzo di saluto, quindi il signor Rossi, che come vostro rappresentante porge appunto un saluto ai nostri ospiti. Grazie. Grazie professore, vi saluto tutti e vi ringrazio per essere presenti così numerosi. Abbiamo provato a coinvolgervi nel numero maggiore possibile anche attraverso un po' di pubblicità sui social network, visto che comunque la realtà odierna ci permette di interfacciarci anche con i social, insomma è un buon modo per essere in contatto e dialogare. Io vorrei innanzitutto spendere due parole per ringraziare tutti voi che siete presenti oggi. Con alcuni ho già avuto modo di conoscerci perché ci siamo affiancati durante la giornata europea della giustizia civile, con altri si è collaborato con la commissione didattica e innanzitutto vorrei ringraziare appunto il professor Veronesi e il professor Oliviero che tramite questa iniziativa, che sarà poi la prima di un ciclo di incontri, permetterà un contatto diretto fra il nostro mondo universitario e il mondo professionale, anche su richiesta delle rappresentanze professionali, perché appunto si vuole cercare di dare uno spaccato pratico a chi è verso l'uscita e anche a chi non è ancora verso l'uscita, ma magari ha qualche anno ancora davanti, giusto perché si orienti a capire anche quelle che possono essere le proprie scelte personali nell'ambito anche della scelta di esami e quindi per professionalizzare il proprio percorso. Non dopo altro tempo, vi ringrazio nuovamente per la vostra presenza e ci adottiamo la parola al professore. Non rubo neanche io altro tempo, vi ricordo solo la prossima iniziativa sulla professione del magistrato, a queste ne seguiranno altre, spero molte altre anche con la collaborazione dei nostri amici del notariato, perché ci teniamo appunto a creare questo collegamento, come ha detto anche lo studente, soprattutto a creare questa opportunità di confronto per i nostri studenti. Ai nostri tempi, nella nostra università, queste possibilità erano alquanto scarse e noi ci lamentavamo, quindi memore di questa esperienza cerchiamo di compensare. Io cedo la parola al professor Oliviero che farà il Pippo Baudo di turno. Grazie professore, sono molto felice di vedere una così ampia partecipazione a questa iniziativa. Ringrazio in primo luogo gli ospiti che molto gentilmente si sono prestati a questo incontro. Anche io a mia volta non voglio rubare tempo, immagino però che ciascuno di voi sia venuto oggi serbando nell'animo qualche curiosità particolare, quindi vi invito a non essere timidi nonostante anche l'ulteriore difficoltà dei live della telecamera a fare tutte le domande che vi sentirete di fare. La professione notarile, non lo devo certo dire io, è una professione molto importante che coniuga all'interno della medesima persona un professionista e un pubblico ufficiale. Anche per questo la sua dimensione è peculiare nel nostro ordinamento. Non voglio, ripeto, sottrarre ulteriore tempo, vorrei però che da questo incontro esaltassero tutte le peculiarità e l'importanza di questa professione che, sebbene conosciuta da qualsiasi uomo della strada, non molto spesso viene conosciuta per quelle che sono le sue effettive peculiarità e soprattutto non viene conosciuta per quella che è tutta la parte della professione notarile, dicevo prima con la dottoressa Borghini, che non avviene, o meglio che viene svolta, prima e a valle della compilazione dell'atto notarile, che è ciò che normalmente si riconnette alla figura del notaio. Cedo pertanto la parola in primo luogo al dottor Castellani per una breve introduzione alla figura del notaio e poi seguiranno. Volevo essere impercettibile. Ah, ok. Cedo pertanto la parola e poi qualsiasi vostra curiosità sarà senz'altro soddisfatta. Ok. Parlo in piedi, parlo meglio, anche se mi piace parlare più a voce che al microfono che utilizzo male. Mi sentite fino in fondo se parlo così? Dopo poi i colleghi valuteranno loro. In realtà faccio solo una piccola presentazione dei miei colleghi. Oggi noi siamo arrivati proprio in forze
anche un pochino, per partire subito a smitizzare un pochino questo ruolo, il notaio, che vorrebbe dire maschile, e nell'immaginario popolare abbastanza anziano, Grillo diceva, quella persona che vive nel Mogano, esce nel Mogano, la sera torna nel Mogano. In realtà la professione del notaio è una professione che sta diventando molto femminile, quasi il 50% dei notai sono donne, e molto giovane, diciamo che più del 50% ha meno di 40 anni. È una professione molto informatica, quindi molta poca carta, molto poco inchiostro e tanto file, tanto computer. La pubblica amministrazione sta sperimentando su di noi, anche perché sa che quando un notaio si dice bisogna fare questo, il notaio fa quello, e quindi non è che si pone sanzioni, non sanzioni, obblighi, non obblighi. Se viene chiesto, viene fatto l'atto digitale, la conservazione digitale, addirittura la firma dei clienti digitali, quindi la firma su tablet che vengono che archiviano la firma, facendo diventare un file crittografico che poi va a saldare l'atto, e quindi diciamo è tutto quello che non era tot tempo fa. E soprattutto le persone non si aspettano. Professione che ha delle peculiarità nei confronti di tutti gli altri, diciamo, operatori del diritto, e quindi principalmente magistrati e soprattutto avvocati. Come diceva giustamente il professor Oliviero, il notaio ha questa duplice forma del libero professionista e del pubblico ufficiale, per cui deve un po' giostrarsi questo doppio aspetto, e quindi ha qualcosa di più del giudice, che invece è pubblico ufficiale, punto, e di più dell'avvocato, che è libero professionista, punto. Detto questo, io mi fermo, perché altrimenti andrei a invadere quello che sono delle relazioni fatte, comunque insomma degli interventi fatti in maniera molto pensata a voi, pensata quindi agli studenti, da parte dei miei colleghi, e passerei al notaio Bortolin, che inizia, parte. Microfono. Merci. Buonasera a tutti, io uso il microfono perché sentite ho una voce allucinante visto di questi giorni. Mi chiamo Elisa Bortolin, sono da pochissimi anni notaio e da qualche anno esercito a Rovigo, e sono qua un po' per raccontarvi il mio percorso. Per ognuno di noi è stato diverso, poi magari cercheremo di spiegare a ciascuno dal proprio punto di vista che cosa significa essere, fare il notaio. Però prima di venire a questo, io volevo capire un po' intanto chi siete voi, perché capisco siete studenti dell'università, che anno più o meno siete, più verso l'inizio, più verso la fine? Verso la fine, allora facciamo così, anno 1 e 2, sulle mani? Ok, tutti in fondo. E invece immagino gli altri, quindi la restante parte. C'è qualcuno che ha già finito? Stefano, sulla mano? Ok, perfetto. Però tutti finiranno. Però tutti finiranno. Per dare modo ai colleghi anche di cucire quello che diremo su di voi, voglio capire che cosa sapete della nostra professione, perché come è stato anticipato nell'introduzione ci sono una serie di luoghi comuni, pregiudizio insomma forse una parola abusata, ma luoghi comuni certamente, e voglio vedere se degli studenti di giurisprudenza sono completamente al di sopra di questi pregiudizi o se invece ancora qualcosa di ciò voi pensate. Allora, prima domanda, che stiamo parlando dei requisiti per l'accesso alla professione. Solo i parenti prossimi del notaio diventano notai. Addirittura il notaio può trasmettere lo studio al figlio. È vero o falso? Sulle voci. Facciamo così, chi è falso, chi è per il falso, alzi la mano. Giù, grazie. Chi è per il vero? La maggioranza del condizionato. Allora, chiediamo al notaio Castellani. Tuo padre che lavoro faceva? Il notaio. Chiediamo al notaio Wurter. Mio padre sì. Era ufficiale di Maria. Simonetta? Un artigiano. Linda? Mediatore di cereali. Imprenditore agricolo. La risposta
è logicamente falso. Grazie professore. Dico logicamente, però in realtà molto spesso, ma sì tanto, quando mi chiedono che lavoro fai, faccio il notaio. Ah, il notaio. E tuo papà? No, mio papà e mia mamma fanno due cose, hanno fatto cose completamente diverse. Nel immaginario comune c'è questa associazione di idee. Però questo è un dato statistico che abbiamo fatto, abbiamo rilevato appositamente. Vedete, solo il 17,5% dei notai italiani ha un parente notaio. Più o meno come percentuale siamo... Più o meno, è fatto apposta, è fatto proprio per che il calcolo risultasse giusto, conto una percentuale media del 30% dei figli d'arte nelle altre professioni. Provate a pensare alla vostra famiglia, magari se volete fare l'insegnante già avete la mamma, il papà, il fratello, sorella, insegnante, il nonno, o imprenditore, o commerciante, molto avvocato. Quindi, certo, crescere in un certo tipo di ambiente aiuta, però non è un prerequisito, lo studio, l'ufficio, la sede non viene trasmessa di padre in figlio, ok? E nemmeno da un parente all'altro, più o meno quello che si verifica anche con le farmacie, è lo stesso discorso, però per la nostra professione questo pregiudizio è abbastanza forte. Comunque bravi, ecco, 1-0, prego. Solo un candidato su 20 supera il concorso notarile. Troppo? Troppo poco? È difficile il concorso notarile? Sì. Bene. E la proporzione di un candidato su 20 è quella che si riferisce grosso modo al concorso mio e del notaio, della notaio Ragion. Quindi pensiamo ai concorsi banditi nel 2010-12, ecco, quindi poi celebrati più avanti. E questa percentuale è veritiera. Peraltro stiamo assistendo, per esempio nell'ultimo concorso c'è una proporzione di 1500 consegnanti, dopo capirete cosa significa questo termine, a fronte di 500 sedi disponibili. Vedete bene che in questo specifico concorso, quello in atto, la proporzione è 1 su 3. Quindi, tradotto, se dovessi scegliere un momento storico in cui rifare l'esame per fare questo lavoro che mi piace tanto, sarebbe proprio questo. Perché c'è una sostanziale congiuntura per cui, anche con queste ultime consegne, un po' l'aumento anche dei posti messi a disposizione a concorso, rende l'accesso alla professione da un punto di vista statistico più abbordabile. E dopo vi spiego perché utilizzo tutte queste cautele nel dire che non è facile appunto fare questa strada. È una prova estremamente difficile, selettiva, che richiede una preparazione giuridica e fiscale di altissimo livello. Mi collego a quanto è precisato. Concorso. Sapete la differenza tra esame e concorso? Per diventare avvocato si supera un esame. Per diventare notaio si supera un concorso. Anche per diventare magistrato si supera un concorso. Qual è la differenza? Nel concorso ci sono top posti. Mentre l'esame se lo passi, fai quella professione. Fai quella professione, esattamente. Quindi, a fronte, ci sono 200 posti a concorso, a fronte di, per esempio, 5.000 candidati, 300 ottengono, chiamiamola, sufficienza, i 50 in più, 250, pur avendo, diciamo, i requisiti conoscitivi per fare quel lavoro, se non entro in graduatoria, un po' come fare anche l'insegnante, no? C'è una graduatoria, se non entro in graduatoria, ciao. Per quanto ci riguarda, non è che rimani lì in graduatoria e dopo accumuli punteggio differentemente dall'insegnante, devi rifare il concorso. E questo è un deterrente, perché quando parti con tantissima buona volontà e dici studierò 8 ore al giorno, questo ho fatto io per tanto tempo, studierò anche d'estate, cercherò anche qualche domenica di fare qualcos'altro, però sostanzialmente ti dedichi a studiare. Parallelamente ti dedichi a frequentare lo studio, che come ho avuto modo di dire anche in altre occasioni, sapere il libro
sì, serve, è come sapere l'alfabeto e voler fare lo scrittore. A un certo punto la grammatica in qualche modo devi assegnarti a saperla fino al punto in cui la sai e buttarti a scrivere, è la stessa cosa. Prossimo. Recentemente il numero dei notai in Italia è aumentato, quindi il concetto di numero chiuso immagino lo sappiate, siamo una famiglia, siamo un paesotto, siamo 5.000 più o meno di notai in esercizio in tutta Italia, ma ci sono una serie di sedi scoperte, perché chi fa il notaio è notaio in relazione a un luogo, quindi il collegamento territoriale è fondamentale. Vi spiego, superato il concorso, prova scritta, le tre prove scritte, superata la prova orale, e attendi la nomina e in collegamento alla nomina però devi anche scegliere dove vuoi esercitare la professione di notaio. E non è che puoi dire beh vado, ho detto per me, vado a Costa, è il mio paese, casa e bottega, a posto. No, c'è un numero di sedi a disposizione in certi specifici posti, in certi specifici comuni, in funzione a dei requisiti demografici e anche economici, vengono ridefinite periodicamente. La risposta a questa domanda è vero, cioè recentemente in Italia, ora nel 2008 sono stati quasi 10 anni, è aumentato il ministero ha aumentato il numero dei notai e di 840 unità. Nel distretto notariale di Rovigo attualmente, su qui c'è scritto 16, più propriamente siamo in 15 che copriamo il Polesine, qui siamo un terzo oggi, mi sembra che sia una bella occasione per noi e per dimostrare insomma che siamo contenti di essere qui presenti. E il pensionamento subentra al 75° anno di età, questo per dirvi che 16 era prima del pensionamento del notaio Paolo Merlo che ha chiuso l'8 marzo dell'anno scorso, compie gli anni il giorno stesso. Prego, il notaio è responsabile per gli atti che stipula, ma subisce pochi controlli. Mia nonna, quando insomma, gli dicevo nonna, ho finito di fare giurisprudenza, vuole fare il notaio. Ah, cara, mia bottina, va, con una firma, sia a posto, basta, cioè, che lavoro è tu lì? Dentro di me dicevo, beh, perfetto, studierò tantissimo, con una firma, quello sarà il mio lavoro, firmo male, tra l'altro, non è con una grandissima grafia, comunque, con questo atto, questa forza che ha solo la scrittura, io esercito un lavoro, dal modo di vedere, per la mia sensibilità, importantissimo. Solo una firma. Quante volte avete sentito dire, basta una firma, solo una firma? Elga? Aspetta, siamo in video? Sì, siamo in video. Lo dico in dialetto lo stesso. Elga, voi sono tutti chi schei, sopra una firma. Mai sentita? Allora, in realtà, ditemi qual è la risposta a quel fefe fermo. Qual è la risposta a questa domanda? Subisce pochi controlli? Falso. Oh, bravo. Siete una soddisfazione. Sì. Prego. Ecco, vi dico però, se farete i notari, quando farete i notari, chi vi controllerà? Me lo sono scritto perché io, sì, periodicamente riaffronto questi controlli, vedete tutti insieme fa un certo effetto. Ci controlla l'archivio notarile e ad opera attraverso il conservatore. Noi periodicamente ogni 2 anni consegniamo al conservatore dell'archivio notarile, per capirci l'archivio notarile è un ufficio che trovate in Corso del Popolo a Rovigo di fronte a Reggio ex Reggio nostro. C'è un negozio di scarpe, galleria Robicium. No. Sì. Beh, vi farò una puntina dopo. Meglio andare su Google. È comunque in Corso del Popolo, numero 70, e c'è un conservatore appunto che riceve periodicamente i nostri atti e controlla che tutti gli adempimenti formali, sostanziali, siano stati esperiti attraverso tutto il nostro esercizio della nostra professione. Quindi ci controllano come a scuola. Pari. E se c'è l'errore, non è che ci mettono il voto, è un 28, è un 24, no, possiamo finire molto male. E finire molto male, ad esempio, è
che viene in Corelli, che è la commissione disciplinare regionale, dove veniamo giudicati da notai, magistrati che eventualmente, se abbiamo fatto qualche errore, veniamo anche sanzionati con la fino alla, ad arrivare al massimo delle possibili sanzioni, che è la destituzione, cioè consegna del sigillo per poter fare il nuovo sto lavoro, devi rifare il concorso, eccetera, eccetera. Forse non è neanche più la forza di farlo. Ci controlla il Ministero di Grazia e Giustizia, come ovvio noi siamo soldati del Ministero di Grazia e Giustizia. Il pubblico ministero, perché possiamo anche commettere reati, commetti un reato scrivendo. Eh sì, mi ricordo ancora quando andavo a fare pratiche, quando andavo in una scuola a imparare a fare il notaio, il professore, il notaio che ci insegnava e ci preparava per il concorso, quando facevamo un errore così grave che poteva comportare un reato, scriveva nel compito vicino galera. Quindi questa cosa mi è rimasta davvero impressa. Ci controlla l'Agenzia delle Entrate, perché i soldi, parliamo spicci, che arrivano al notaio, una parte certamente sono collegate al nostro compenso professionale, alle spese eccetera, una parte, la maggiore, poi lo vedrete, sono destinate all'Agenzia delle Entrate, quindi noi sostanzialmente riscuotiamo le imposte e poi le giriamo all'Agenzia delle Entrate. Quindi se le giriamo sbagliate, in meno ovviamente, se in più non fiatano mai, è una cosa di più, no? Ma se diamo qualcosa in meno, ovviamente ci controllano e ci sanzionano. E infine ci controlla il Consiglio dell'Ordine. E il Consiglio dell'Ordine a Rovigo è formato da 5 membri, e qua siamo diversi, c'è anche il presidente, il notaio Castellani, e l'attuale presidente in carica. Bene. Il contenzioso sugli atti notarili è molto basso. Traduco, quello che si vuole affermare è che problemi che scaturiscono da un atto notarile, tali per cui sia necessario andare davanti a un giudice per risolvere il problema, sono pochi, pochissimi. Che dite? Vero o falso? Bisogna andare tanto. Falso vuol dire da tanto, vero vuol dire bisogna andarci poco dal giudice a causa nostra. Bene. Vedo discordanza. Beh, allora faccio vedere la percentuale. Vada. È vero. E qua mi permetto di fare un collegamento con altri ordinamenti giuridici. Il contenzioso è, e sono dati rilevati molto aggiornati, 50 casi su 2 milioni di atti. Non so se vedete la percentuale. 0,00025%, irrilevante. Quindi mi ricollego insomma a una frase famosa per chi comincia a fare questa evoluzione, che la trova scritta quasi in tutti i libri di testo sul frontespizio: tanto più notaio, tanto meno giudice. Tradotto, ruolo antiprocessualistico del notaio. Cosa significa? Che tanto meglio il notaio ha compiuto il suo lavoro, tanto meno lavoro ci sarà per il magistrato e conseguentemente per l'avvocato, perché il ruolo del notaio è quello di prevenire quelle che possono essere i contenziosi collegati a sistemazioni dei rapporti patrimoniali tra i soggetti. Conseguentemente, se noi facciamo un confronto con paesi common law, ad esempio, dove non c'è la figura del notaio intesa come la intendiamo noi, il contenzioso su atti che generano spostamenti patrimoniali e crediti immobiliari è altissimo, e proprio per questo veniamo studiati il notariato latino, il notariato italiano, da lezioni all'estero. Lo ha fatto con la questione dei subprime in America. Avete visto La Grande Scommessa, il film, eh? E che c'è quell'attore pazzo che scolla pazzi. E nella Grande Scommessa viene introdotto proprio questo tema: come lo svuotamento dei mutui, adesso chiamiamoli questi termini, ha portato al collasso dell'intero sistema americano, del sistema economico americano, e conseguentemente mondiale.
che c'è poco da fare. Chi ha risolto il problema? Si sono messi d'impegno molti studiosi e il contributo dato attraverso anche poi un soggetto che è stato investito del premio Nobel è stato dato dal notariato italiano. Come notariato italiano sta contribuendo alla costruzione di una codificazione anche in Cina. Quindi è una delle, come esportiamo Valentino, Prada, eccetera, esportiamo anche questi prodotti, solo che è meno pubblicizzato perché capite, è un po' più concettuale, più difficile. Aspetta, sì, esiste un fondo di garanzia costituito dai notai stessi per l'ipotesi di dolo e truffa. Nell'ipotesi in cui può succedere, perché la perfezione non è di questo mondo, dovreste essere incappati in un errore, un collega, il mio errore, il nostro errore, non siete abbandonati dal sistema. Il sistema prevede un sistema di protezione rappresentato dall'assicurazione professionale che siamo obbligati a pagare, e quindi questo risponde in certe situazioni, magari qualche altro collega approfondirà il problema. Grazie. Il numero di donne notaio è in continua crescita. Infatti io non so se ricordo se perché la professione del notaio, ma la professione maschile, secondo me è falso, anzi è secondo me è una professione molto femminile, non me ne vogliono i colleghi presenti, perché si tratta di raccordare, di essere multitasking, e le donne lo sono molto di più, secondo me, degli uomini. Quindi sono molto contenta che qua siate più donne, più studentesse che studenti, ma insomma anche gli studenti, in bocca al lupo anche a voi. È in continua crescita, è vero, adesso vedete qua le proporzioni, dall'80 al 2006, dall'11% al 26% dei notai in esercizio, un trend costante in crescita del 15%, non so se siamo tre signore e due signori, e negli ultimi concorsi è 50 e 50, cioè una professione che non ha bisogno, sapete, delle quote rosa, no? In Parlamento parlano delle quote rosa, queste donne, andiamo all'incontro, va là, cerchiamo di farle uscire dalla cucina. No, nel nostro lavoro, la meritocrazia, da un certo punto di vista, gioca assolutamente a favore della dimostrazione del fatto che una donna, da questo punto di vista, se la gioca tranquillamente con un uomo, anzi forse certe volte ne mettiamo in difficoltà. Prego. Oh, il notaio riceve contributi dallo Stato. Il notaio c'ha la bella macchina, il notaio c'ha la bella casa, sarà per questo che, cioè, certo, chiaro, lui fa un concorso, quindi è un dipendente pubblico, quindi ha dei contributi pubblici, vero? No. Ci state pagando in questo momento? No. Pensate che con le vostre tasse? Vero o falso? Falso. Bravi, vedo che è falso. Non c'è, noi abbiamo un sistema di previdenza interno nostro per cui i colleghi che magari sono destinati ad una sede, chiamiamola più sfortunata, e quindi hanno un repertorio, un indice di, chiamiamola produttività, chiamiamola da questo punto di vista molto basso, possono servirsi di questi contributi. Ma sono interni, non è lo Stato che ce li dà, ce li autofinanziamo in poche parole. E dallo Stato non arriva niente, anzi il flusso è contrario. Come vi dicevo prima, quello che il notaio percepisce, di quello che il notaio percepisce, una consistente parte è solo ed esclusivamente tassazione che va pari pari girata all'Agenzia delle Entrate. Quindi il flusso è assolutamente il contrario. Non siamo dipendenti pubblici. Prego. Il notaio è il più caro tra i liberi professionisti. Coraggio. È vero, tu ci fuori qua. Allora, in realtà, allora, secondo voi, l'avvocato Buongiorno, avete presente l'avvocato Buongiorno? È a buon mercato?
E secondo voi... Mi viene in mente uno, ma non direi mai nessuno. Dai. No. L'avvocato sta risolvendo. Allora, diciamo, impostiamo il discorso diversamente. Dove c'è una componente professionale, capite anche voi, posso fare il parallelo con fare un abito su misura. Se guardate da una sarta che fa l'abito su misura, gli chiedete, mi fa un vestito quanto costa? La sarta, che è stato un vestito da sposa ad esempio, la sarta vi dite dietro perché cosa significa, che cosa costa l'abito. Dipende da quello che dovete fare, è molto difficile fare anche preventivazione sulla realizzazione di un altro, a meno che non ci troviamo in ipotesi standard, non sono veramente le più basilari dell'ordinamento che ci interessa. In realtà, grazie professore, io dico che è falso perché già abbiamo anticipato che la percezione che ha il cliente quando paga il notaio è che tutti quei bei soldoni portati dall'assegno vadano direttamente nel conto in banca del notaio e lì si fermino, o meglio si fermino, magari vanno per acquistare lo yacht o qualche cosa di questo. In realtà, come vi ripeto, non è così. Una parte consistente è destinata, dopo vi dirò in che termini, alla contribuzione, è una parte consistente appunto all'agenzia delle entrate, e questo è un altro fraintendimento. Un altro fraintendimento è che sia ancora quella che si chiama la tariffa. Avete mai percepito questo concetto di tariffa? Cioè, vale a dire, io vado dal notaio Wurf, dal notaio d'Oro, Bragion, Castellani, Bortolini, il prezzo è sempre quello, perché è tutto sostanzialmente, c'è la creazione di una sorta di imposizione che è la tariffa, lo è stato per molto tempo, attualmente non è così, quindi non c'è una tariffa che livella i compensi. C'è però sul piatto la personalità della prestazione e la capacità di cucire un vestito su misura di ognuno di voi, della vostra situazione patrimoniale e giuridica. Non verrà mai bene in foto, fuori da una discussione. No? E il discorso di cucire un abito su misura vi porta anche a capire, a fare una differenza con devo acquistare una giacca. Se l'acquisto dal cinese ha certamente un costo, forse non arriviamo ai 10 euro. Se l'acquisto da Louis Vuitton ne ha un altro, ma ci sono una serie di sfaccettature da un minimo ad un massimo che potete ben capire che si giocano tutte sulla personalità della prestazione. Poi penso che i miei colleghi inseriranno un ragionamento da questo punto di vista. Ecco, volevo farvi capire. Vi dicevo, una buona parte è destinata alle imposte. Non so se vedete il grafico a torta, la parte 55%, io ho preso degli esempi base, non ho messo valori, non vi ho portato un preventivo, ma vi faccio vedere in generale qual è il rapporto del 21%, e a differenza di tutto quello che gira attorno, che sono rappresentate le imposte, spese, IVA e tasse di categoria. Quindi considerate in che cosa si risolve poi quello che percepisce ciascuno di noi. Io forse ho finito. Ah, sull'onorario vai a pagare le tasse sul reddito, purtroppo non abbiamo quell'esonero lì. E poi, qua e qui e qui, sì. Un'altra domanda per il vero o falso, con cui io vi saluto. Notario e avvocato svolgono la stessa professione, qua voi forte direte falso. Bravissimi, perché già sono due nomi, quindi sono due cose diverse. Mi trovo a parlare ad esempio delle università popolari e assolutamente è la stessa cosa. Per chi ragiona, essendo dottore in legge, hai fatto giurisprudenza, quindi sarà la stessa cosa. L'unica differenza concepita è rispetto al giudice che lo vedi con la toga dietro a un banco, allora quello è già diverso. Ma per molti, nell'uso comune, avvocato e notaio è la stessa cosa. E
Esatto, adesso qui si ricondurrà a questa apertura la collega Notaio d'Oro per la sua presentazione. Io vi ringrazio. Per lo stesso problema della collega. Io mi chiamo Simonetta Dora, sono notaria di Linara dall'89, 1989, perciò sono ormai 28 anni. Sono membro della Coredi, della Commissione Regionale Disciplinare. La Commissione Regionale Disciplinare, come ha accennato la collega, è un organo di vigilanza, è un organo di disciplina di carattere interno, ma che può essere anche molto pesante nei nostri confronti, ovviamente, perché ha una funzione appunto di controllo interno, una funzione disciplinare, sostanzialmente di autotutela interna della nostra categoria, a garanzia ovviamente dell'intero ordinamento. È suddivisa in varie commissioni, non siamo molti, in ogni commissione ci sono due notai, due colleghi, più c'è il presidente del tribunale, il presidente della corte d'appello di competenza, nel nostro caso di Venezia. Perché vi dico questo? Per inquadrare un momentino, nel senso che non è un qualcosa di carattere locale che si gestisce in loco, ma è una cosa intanto distribuita nel territorio, perché fa capo, cioè, diciamo, siamo divisi per corte d'appello, per raggruppamenti, diciamo così, di regioni, perché noi siamo il Triveneto, perciò tre regioni riunite a Venezia con questa funzione appunto di disciplina. Io ho detto questo per completare di quanto diceva la collega per quanto riguarda appunto i controlli cui noi siamo sottoposti, i controlli che possono arrivare alla destituzione, alla sospensione, anche per tempi non indifferenti, oltre ovviamente a sanzioni pecuniarie che possono essere molto molto pesanti. Perciò tra colleghi temiamo tutti molto questo organo di vigilanza e in qualche maniera anche di autogoverno. Ecco, ovviamente da me non arriveranno mai eventuali, e mi auguro di difficile realizzazione, di colleghi del nostro distretto, perché ovviamente verranno assegnate a commissioni completamente diverse. Ecco, il mio ambito di competenza è molto veloce, perché quanto dovrei dire è già stato ampiamente, in maniera molto esauriente, già anticipato dalla collega e in parte anche dal presidente in sede di presentazione. Lei avrebbe qualcosa da fare vedere più che altro agli amici qua che sono intervenuti, ed è essenzialmente la differenza avvocato-notario. Intanto due libere professioni entrambi, sicuramente quella dell'avvocato. Il notaio ha una duplice veste, sicuramente libero professionista, ma è anche pubblico ufficiale. Libero professionista è di immediata evidenza, insomma, credo che non ci sia bisogno di dilungarci, ecco, visto che tutti quanti avete alle spalle qualche esame in materia. Ecco, pubblico ufficiale è una qualifica che spetta solo ed esclusivamente al notaio e non compete nella maniera più assoluta, se non in maniera molto molto marginale, per ipotesi molto molto remote, all'avvocato. Ecco. Pubblico ufficiale, cosa vuol dire che è un pubblico ufficiale? Qua chiedo a voi, c'è qualcuno che mi sa dare una qualche spiegazione di cosa vogliamo dire? Nessuno vuole esporsi. Allora, pubblico ufficiale ha sicuramente una valenza civilistica e una valenza anche di carattere penale. Limitandoci al nostro ambito, perché vuol dire che cerchiamo definizioni
rispetto a categorie molto ampie che magari non sono pertinenti rispetto a noi. Gli atti che il notaio compie, perché l'attività del notaio si, diciamo, sintetizza, si trasforma essenzialmente negli atti notarili, che sicuramente hanno e la fanno in maniera molto significativa in attività preliminari e in attività, in adempimenti successivi, ma tutto viene cristallizzato, se vogliamo, nell'atto notarile che fotografa un certo avvenimento, un certo fatto, un certo evento che ha dei riflessi giuridici. Allora gli atti notarili fanno fede fino a querela di falso. Cosa significa? Significa che non basta, e qua immagino che tutti sapete perfettamente cosa significa, ma ve lo ripeto, ve lo ricordo qualora magari in questo momento, ecco, vi venga qualche piccolo dubbio. Fanno fede fino a querela di falso significa che non basta che una persona dica no, non è vero, non è andata così, ma devi impugnare quell'atto con un'azione penale per far valere la vera e propria falsità di quell'atto. Ecco, perciò non basta dire le cose non sono andate così. Ecco. E qua si insinua ovviamente la valenza di natura penalistica, di natura penale del fatto, in cui si sarebbe eventualmente, qualora venga dimostrata, ecco, verificato questo atto, questa falsità. Perciò questo è il significato, diciamo, in qualche maniera più pregnante rispetto alla qualifica di pubblico ufficiale rispetto al notaio. Mi rifaccio alla mia esperienza, dove accennava prima la collega, dei controlli, parlando genericamente dei controlli, siamo appunto soggetti a tanti controlli. E forse non è stato sottolineato, ma eccomi qua, a sufficienza anche un controllo di natura giurisdizionale, che è un controllo eventuale, ma è sempre lì in agguato, ecco, perché la preoccupazione non è notare di dire ma se questo atto venisse impugnato come potrebbe venire? La preoccupazione è di fare un atto che non deve venire impugnato, che sia, che resista al vaglio della magistratura. E a maggior ragione, sempre per lo stesso motivo, che nell'esporre, nel redigere l'atto, non si possa insinuare un qualcosa che non corrisponda al vero, quello che dicevamo prima, che proprio faccia fede fino a querela di falso. Perciò noi certifichiamo che tal giorno, alla tal ora, innanzi a me ci sono stati, sono presentate le tal persone, che le tal persone hanno patuito così, così e così, in corrispettivo si sono versati dei pagamenti, degli importi. Oggi, dopo il 2006, dobbiamo riportare anche, abbiamo la cosiddetta tracciabilità e quant'altro. Allora, vi accennavo alla mia esperienza, mi è capitato alcuni anni fa, prima del 2006, che ha imposto appunto la tracciabilità di tutti i mezzi di pagamento, sono stata convocata dall'autorità giudiziaria per essere sentita su certe informazioni. Ovviamente non scendo nei dettagli, ecco, in quanto l'autorità giudiziaria stava effettuando dei controlli e ritenevano che io potessi essere informata di qualcosa. Nel corso appunto di questa chiacchierata che abbiamo fatto, a un certo punto il mio interlocutore si ferma e mi dice: notario, qua dobbiamo sospendere la nostra verbalizzazione perché stanno emergendo dei fatti penalmente rilevanti rispetto nei suoi confronti, nei miei. Probabilmente i miei colleghi non l'ho mai neanche raccontata questa cosa, ma loro magari capiscono molto meglio cosa uno può provare in quel momento. Ecco, di quando appunto sono stata convocata, mi chiedo,
stata lì, tranquilla, serena, sapevo di non aver mai fatto nulla che potesse, ero andata semplicemente per riferire su certe circostanze di cui avevo un qualche ricordo, detto sicuramente anche perché si trattava di persone, non voglio dire clienti abituali, insomma avevo un ricordo abbastanza preciso, avevo fatto certi atti, da me erano venute certe persone, cosa sostanzialmente queste persone avevano detto che da me non erano mai venute, non erano mai venute, non avevano fatto mai nessun atto e così via. Ecco, il che il mio era un atto completamente falso. Ecco, ovviamente abbiamo sospeso, me ne sono tornata a casa e non vi lascio immaginare, e vi lascio immaginare con che stato d'animo, perché mi trovavo ad avere a che fare con una imputazione di falso, che credo sia in assoluto l'imputazione peggiore che a un notaio possa capitare, perché è l'unica cosa che proprio, non l'unica cosa, è la cosa a garanzia della quale lui ha proprio la qualifica di pubblico ufficiale. Fortunatamente, che così mi tranquillizzo e tranquillizzo tutti i miei colleghi, non saresti qui. Chi ha avuto per le mani queste indagini ha capito subito con chi aveva a che fare da una parte e con chi aveva a che fare dall'altra, e mettendo a confronto anche semplicemente le dichiarazioni, tanto è vero che fortunatamente non mi è mai arrivata traccia di nulla, ecco. E nel tempo, non voglio dire che ho dimenticato l'accaduto, vedete che ve lo sto riproponendo, però ecco, era solo per farvi capire il genere di implicazioni che ci possono essere costantemente all'ordine del giorno nella nostra professione. E di conseguenza, ritornando a quanto stavamo dicendo e ricollegandomi con i discorsi della collega, è un continuo potenziale controllo che dobbiamo farci in vista di un eventuale controllo da parte delle autorità giudiziarie, sia in sede civile sia in sede penale, tralascio quella amministrativa che ve l'ho già detta, ecco. E questo rafforza il meccanismo dei controlli. Abbiamo detto avvocato libero professionista e notario libero professionista, ma con questa grossa valenza di pubblico ufficiale, ecco, che ha questo riflesso anche in particolare anche in sede penale, perché risponde non soltanto civilisticamente ma anche appunto penalmente, potrebbero trasformarsi in veri e propri reati con le relative sanzioni, che per noi vuol dire automaticamente la destituzione. Abbiamo finito lì il nostro iter, la nostra carriera, tanti anni di studio, di impegno e quant'altro, ecco, che finiscono lì, oltre ovviamente a una tutela, se volete, indiretta, per quanto riguarda gli eventuali violazioni che vengono effettuate nei nostri confronti, ma queste sono proprio cose estremamente marginali. L'esame di abilitazione contro il concorso notarile, ma anche qua la collega si è già, ecco, l'esame basta che i candidati si presentino e superino l'esame, basta che abbiano studiato, siano preparati e producano degli elaborati sufficienti sotto profilo contenutistico. Nel concorso ci sono tot posti a concorso, tot sono le persone che possono superare e vengono successivamente dopo l'esame orale ammesse alla scelta della sede e così via. Perciò questo è chiaro, guardiamo tutele i diritti e gli interessi di una sola parte, tutele i diritti e gli interessi di tutte le parti. Ecco, questa è un'altra peculiarità esclusiva del notario. Dico esclusiva, ma in un certo senso ce l'ha in comune con quella del magistrato. L'avvocato deve difendere per definizione il suo cliente. Ecco. Lui non deve vedere tanto chi ha torto, chi ha ragione, chi è innocente, chi è colpevole, lui è il suo cliente e deve rendere giustizia in qualche maniera al suo cliente. Se anche non ha ragione, deve in qualche maniera portarlo fuori dalla causa, se anche è colpevole deve fare del suo meglio perché
per dare una difesa, tanto è vero che l'assistenza dell'avvocato è obbligatoria sia in sede civile sia in sede penale, e in caso è previsto il gratuito patrocinio e quant'altro, ma penso che anche di questo qualcosina dovreste già sapere. L'assistenza dell'avvocato appunto è obbligatoria, necessaria, e l'avvocato difende il suo cliente. Tanto è vero che l'avvocato ha un obbligo di astensione dal difendere parti che sono in qualche maniera, ecco, per evitare l'eventuale conflitto di interesse, quindi non può difendere e l'una e l'altra parte, perché andrebbe contro gli interessi di una delle due parti, c'è proprio un'incompatibilità in questo senso. Il notaio invece viceversa, essendo proprio pubblico ufficiale, lui deve, non è tanto che deve difendere in tutte le persone, deve applicare la legge, deve essere imparziale, tutelare e il compratore e il venditore, tutelare entrambi i conviventi e così via. Insomma, deve cercare di contemperare gli interessi di tutte le parti in gioco nell'interesse in generale anche proprio del diritto. Dicevo che è una funzione analoga in qualche maniera a quella del giudice, perché in questa funzione, in questo scopo che ha il notaio, è una sorta di funzione preventiva, è una sorta di anticipazione di quelle che potrebbero essere le eventuali controversie che potrebbero insorgere. E qua ci allacciamo anche a discorsi che abbiamo già fatto precedentemente. Deve appunto contemperare gli interessi facendo in modo che non confliggano, scatenando magari anche controversie sul futuro, degli incidenti che possono manifestarsi nel tempo, e perciò deve cercare di capire un po' tutti i risvolti, le varie situazioni che ci sono in gioco e che si possono manifestare, cercando proprio di comporre il conflitto di interesse. L'avvocato ti porta la causa e va avanti all'infinito, il notaio deve, ecco, io personalmente qua non me ne voglio nessuno, non mando nessuno dall'avvocato, cerco sempre nei limiti del possibile, che non siano situazioni proprio dove non c'è spazio, sono completamente incompatibili con quello che io posso fare, ma cerco sempre di mediare, cerco sempre di prevenire, di trovare una qualche, di andare avanti con pazienza all'infinito, a smussare, a fare quanto è possibile affinché le persone trovino una soluzione, un accordo. Ecco, dico sempre in maniera molto terra terra, meglio un pessimo accordo oggi che una causa vinta fra 10 anni, 20 anni, dove non me ne farò mai più niente, mi sarà costata un occhio e in più il tempo si porta via la vita delle persone. Ecco, perciò non voglio dire meglio l'uovo oggi che la gallina domani, ma sostanzialmente il concetto è, ecco, neanche il concetto. Bisogna arrivare a una composizione, perché anche con i tempi della giustizia, in particolare della giustizia civile, è una causa che per quanto vinta è una causa persa per definizione, ecco. E quindi capite bene cosa voglio dire. Volevo rassicurare gli studenti che quando verranno gli avvocati sosterranno tesi diverse. Sì, capisco, ognuno, ecco, per la propria professione. E secondo me un bravo avvocato cerca anche lui di suo di comporre, di mediare, anche avviata la causa, è disponibile a una trattativa, a non andare avanti per forza, su questo sono d'accordo, ma lui ha un'attività che è finalizzata al procedimento, la nostra è già preventiva, su questo sono d'accordo che anche l'avvocato lo deve fare, abbiamo strumenti diversi, siamo professioni. Lei ha fatto bene a fare la precisazione, perché giustamente fa parte anche del ruolo della professionalità dell'avvocato, in maniera diversa, ognuno con i propri strumenti. Dal punto di vista dell'emergenzialità, lei
spiegato, è molto importante il dovere di informazione che va ovviamente spiegato a entrambe le parti. Talvolta questo alcune parti non lo capiscono, talvolta chi sceglie il notaio si aspetta che il notaio sia dalla sua parte, non si sa bene per quale motivo, questo non può essere, ma ve lo dirà sicuramente. Beh, ma è già anticipato, eh? Il dovere di informazione, come diceva, che a parte che ormai in materia di dovere di informazione qua possiamo spaziare su tutte le professioni, ormai il dovere di informazione è diventato peculiare di ogni professione, ma a maggior ragione nella nostra è importante, anche sempre proprio per quello scopo preventivo di cui si accennava prima, che ognuno capisca di che cosa stiamo parlando, le implicazioni positive e negative, tutte le conseguenze. Dopo è libero eventualmente giustamente di trarre le conseguenze, ma una volta che uno è informato almeno ecco, è già tra virgolette preparato, è già preparato. Volevo dire un'ultima cosa e se mi tornerai mi dirò quella di ecco. Diciamo che grosso modo anche questo l'abbiamo sostanzialmente già anticipato, l'avvocato opera per ottenere giustizia nel processo, l'attività dell'avvocato sì, ci sarà sicuramente un'attività preparatoria, un'attività preliminare, una consulenza, però l'attività dell'avvocato è collegata con quella del magistrato, con un processo, con un giudizio, sia in sede civile, penale, amministrativa, tributaria, ci dobbiamo sempre rapportare a un procedimento, a questo tipo di attività. Agisce negli interessi dell'assistito, al contrario il notaio opera per prevenire il contenzioso e il processo, l'abbiamo detto, anche soltanto psicologicamente, come vi dicevo prima, il notaio deve pensare che il proprio atto deve reggere al vaglio della magistratura, sia sotto il titolo civile che penale, deve reggere e non dare adito a eventuali crepe, e in questa maniera la funzione preventiva, la stessa proporzione che la collega prima vi ha esposto su quello che è il contenzioso che generano gli atti notarili, e questo la dicono lui. Dopo, per carità, l'inghippo, l'errore, chi non lavora non combina niente, ecco, e può sempre capitare, perché dopo, al di là del tutto l'impegno, l'applicazione della norma e tutto, ci possono sempre essere degli elementi che possono essere opinabili, che possono essere suscettibili di interpretazione, e lì ovviamente ognuna delle parti cerca di tirare dalla propria parte e insinuare eventualmente un eventuale contenzioso. Lo sappiamo tutti, quando ci sono interessi in gioco, interessi di natura patrimoniale, ecco, al di là della diligenza che uno ci ha dedicato, al di là della informazione e tutto, gli interessi patrimoniali fanno spesso percepire cose che magari ecco, non sarebbero proprio quelle conformi ai documenti. Agisce nell'interesse dello Stato e alla certezza dei rapporti giuridici, all'applicazione della legge negli atti di autonomia privata, concetti che abbiamo appunto già anticipato. Agisce nell'interesse delle parti che ha davanti, agendo nell'interesse delle parti che ha davanti e perciò nel superamento di creare appunto un'armonia, una ed evitare contenzioso, agisce nell'interesse in generale di tutti e anche dello Stato stesso, in particolare dello Stato, perché con questa situazione di certezza nei rapporti che derivano dall'atto notarile si previene, si evita appunto il contenzioso, si rende anche fisse quelle che sono le statuizioni, quelle che sono le situazioni di fatto, e qua è molto importante anche sottolineare come il ruolo importante che il notaio ha rispetto alla pubblicità, in particolare rispetto alla pubblicità immobiliare, perciò è
l'atto va registrato, va trascritto, va fatta la voltura in catasto, e una volta che l'atto è trascritto in conservatoria è chiaro la proprietà, il passaggio della proprietà, la costituzione dei diritti, e fa un grosso servizio partendo dall'atto a monte che ha confezionato e che trascrive in conservatoria, fa un grosso servizio proprio alla collettività, scusate, che rende evidente le cose come sono sulla proprietà, sull'eventuale esistenza di diritti e quant'altro, ecco, cose che sarebbero sicuramente molto più difficili, molto più aleatorie, qualora venissero meno gli adempimenti così come sono, ecco, così come sono, perché si possono pensare ad altri sistemi, ma non sono sistemi che danno la stessa certezza giuridica di quelli che abbiamo in particolare noi in Italia, con il notariato latino e col nostro sistema di pubblicità immobiliare. Prego. Proprio dal punto di vista di questo interesse all'applicazione della legge degli atti di autonomia privata, all'interno della legge notarile c'è un articolo, legge notarile che ormai ha 104 anni, da poco tempo, c'è un articolo che è un po' lo spauracchio della categoria, cioè l'articolo 28. L'articolo 28 che fa divieto al notaio di erogare atti che siano contrari alla legge. Il notaio non può erogare atti che siano contrari alla legge a pena di sanzione disciplinare. Quindi a pena di sanzioni disciplinari che, come abbiamo sentito prima, possono essere anche molto rilevanti, come ad esempio la sospensione, che può portare appunto il notaio a essere sospeso dall'esercizio della professione per un periodo più o meno lungo. Questo è un po' un unicum all'interno delle professioni, perché non esiste un qualche cosa di simile per le altre professioni, né per l'avvocato, né talvolta si era detto per i commercialisti. Non esiste una sanzione per il commercialista che sa benissimo di stare presentando una dichiarazione fiscale non conforme. Questa sanzione esiste semplicemente e soltanto per la categoria notarile, che quindi anche in questo svolge la propria funzione antiprocessuale e di applicazione della legge. Mi pareva molto importante farvelo ben presente, perché si tratta di una peculiarità proprio della funzione notarile. In realtà poi è una forbice, perché noi abbiamo l'articolo 28 e il 27. Il 27 ci fa il divieto di rifiutare un atto che è conforme alla legge, che è qui un atto con cui ci chiedono al Ministero. Il 28, il divieto di ricevere, cioè contro la legge, ecco perché il notaio deve sempre essere informato su ogni novità, anche ormai giurisprudenziale, perché purtroppo stiamo diventando anche noi uno stato di giurisprudenza davanti a dei legislatori che sono abbastanza disattenti e poco precisi nella formulazione. Quindi è il giudice che dice, con varie sentenze, purtroppo lette come massime e non come dispositivo, va a dire il contenuto delle norme. Se noi ci rifiutiamo dell'atto legittimo, siamo sanzionabili con la destituzione. Se noi non ci rifiutiamo ma compiamo un atto illegittimo, siamo sanzionati con la destituzione. Quindi questa forbice è veramente proprio dove c'è tutto il, forse, questo principio, diciamo, antiprocessualistico, ma anche di pubblico ufficiale del notaio, di fare solo quello che la legge prevede, ma fare quello che la legge prevede, non potersi rifiutare. Questo che poi è il completamento della... Bene. Il Presidente è stato chiarissimo, posso dire che non ero preparata ad un coordinatore che mi anticipava l'esposizione, ma mi fa molto piacere, perciò vedo che anche la cognizione della legge notarile non è ristretta a noi, ma a, ecco, a delle persone anche fuori il nostro ristretto ambito che la conoscono. Ecco. Aggiungo soltanto, rispetto a questo argomento che è già stato più che adeguatamente anticipato dal nostro coordinatore, dal Presidente, riferimento a questi due articoli che sembrano quasi una antinomia. Da un lato appunto il notaio che non può rifiutare qualora richiesto da prestare la propria attività, e dall'altro che deve astenersi dal compiere qualsiasi atto che in qualche maniera è conforme al norme imperative, all'ordine pubblico e così via. Perché può sembrare facile
il capire la contrarietà alla norma, ma non è così, ecco, non è così evidente. Come membro della Corelli vi posso dire che questo è proprio l'articolo che spaventa più di tutti quanti, che preoccupa più di tutti, perché è quello ovviamente sanzionato in maniera più drastica. Ecco, l'articolo 28, una volta che si arriva in Corelli con questa, ecco, con questo collegamento, suscita sempre un po' di preoccupazione, ve l'assicuro. Ecco. E qua credo che appunto ci siamo già dilungati abbastanza. La responsabilità d'imposta, ecco, io non so quanto venga curata, sviluppata il diritto tributario qua da voi, se conoscete il concetto del responsabile d'imposta o meno, ma molto sintetica chi ha fatto l'esame di tributario e chi no. Sostanzialmente responsabile d'imposta cosa significa? Che una persona percepisce una certa somma, la prende e la rigira allo Stato. Ecco, i soldi che percepisce come responsabile d'imposta sono soldi che fin dall'origine sono destinati allo Stato. Perciò il notaio come responsabile d'imposta percepisce, ne diciamo una per tutte, l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria, l'imposta catastale, per lo Stato, il cliente gli versa il notaio e il notaio ne risponde e gli versa, possiamo dire in automatico, perché adesso con il sistema, con l'unico e tutto, in diversa direttamente all'Agenzia delle Entrate. È talmente responsabile d'imposta, o meglio, è ancor più che responsabile d'imposta, oggi viene il cliente, fa la sua bella compravendita, firmano, c'è l'importo da pagare, notaio, ho dimenticato il libretto degli assegni. Notaio, non ho il posso pagare con, l'ho dimenticato, visto che siamo tutti attrezzati con, ovviamente contante, fino a 2.999 euro si può pagare non contante, oltre non il contante possiamo dire che non esiste più, e dopo uno non viaggia con queste somme in tasca, sostanzialmente, ve l'ho raccontata, sostanzialmente il cliente non ha i soldi per pagare. Torno nel pomeriggio, torno domani, torno dopodomani, vengo, li assicuro alle coordinate, faccio un bonifico e così via, e sostanzialmente il cliente non paga. Bene, e io notaio cosa faccio? Rispondo, io notaio ho ricevuto il mio bell'atto, io notaio devo versare le imposte allo Stato, anche se alla fine non ho percepito né onorario né imposte dal cliente, che a quel punto diventa latitante, e se io voglio provare, dico anche solo proprio provare a recuperare, devo rivolgermi a un avvocato che agisca e si mette a sua disposizione per recuperare gli importi. Ma il mio notaio deve, ciò nonostante, pagare, versare gli importi allo Stato. Ecco, perciò la nostra qualifica di responsabile d'imposta si trasforma in una responsabilità che diventa direttamente personale per quelle che sono le imposte. Però diglielo che se possiamo rifiutarci anche se non c'è. Se sì, abbiamo anche una contropartita, per carità, però insomma, ecco, se a quel punto se arriviamo e il cliente si anticipa che non ha i soldi, ecco, è l'altro elemento che fa un attimo da pandanna quando diceva il presidente. Se la persona non ha i soldi per pagare le imposte, per pagare la prestazione, possiamo, ecco, questo è l'unico tra virgolette caso in cui possiamo rifiutarci di effettuare la prestazione. Faccio solo un piccolo, ecco, in chiusura di questo, ovviamente mi rifaccio a quanto diceva che non possiamo, una volta richiesti, non possiamo rifiutarci di prestare la nostra attività, ecco, non è ancora materia perché non lo è, ma ne abbiamo parlato esattamente una settimana fa a proposito del testamento biologico, e voi starete seguendo in maniera molto diligente tutte le discussioni a carattere parlamentare e quant'altro. Ecco, in questa materia è previsto che il notaio possa
e non esiste norma di riferimento, ma semplicemente una serie di indicazioni date dal Consiglio nazionale per svolgere un servizio alla collettività qualora qualcuno abbia, ritenga di aver bisogno o voglia redigere qualcosa in proposito, può in questo particolare settore rifiutare e dirottare, scusate l'espressione, da un altro collega. E questa norma sembra che sia prevista anche nell'attuale, nelle varie disposizioni in discussione in Parlamento. Ecco. Rimanendo sempre a questo, è previsto però sempre, e come dicevo, solo indicazione del Consiglio, del Consiglio nazionale, che esiste comunque, quantomeno a livello nazionale, qualora ci sia qualcuno che ritiene inopportuno, c'è un elenco dei colleghi disponibili comunque a, per questa forma di relazione. Esulava da quarto, ma insomma per completezza, essendo proprio una cosa un po' particolare, mi è sembrato, vista anche l'attuale rilevanza, soprattutto di carattere anche sociale del dibattito in materia, farlo presente. Vi ringrazio, se avete domande. Ciao a tutti, sono Linda Sagione e io sono notaio da poco più di un anno e quindi mi piacerebbe dare un taglio molto pratico al mio intervento raccontandovi di quello che è il percorso da fare per diventare notaio. Quindi sicuramente la laurea in giurisprudenza, segue un periodo di praticantato che quando l'ho fatto io era di 2 anni, adesso è ridotto a 18 mesi, di cui i primi 6 mesi si possono fare nell'ultimo, prima della laurea praticamente. E dopodiché semplicemente si tratta di decidere come impostare lo studio e studiare. Quindi il discorso qual è? Almeno la mia difficoltà all'inizio qual è stata? Quella di capire proprio come volevo impostare lo studio. Quindi vi racconto quella che è stata la mia esperienza personale in modo che insomma così capiate un pochino. Io ho iniziato iscrivendomi alla scuola del notariato di Padova, che è una scuola nella quale ci sono diversi notai, diversi professori universitari che spiegano diciamo, le varie materie ovviamente approfondite dal punto di vista notarile. La preparazione è sia teorica che pratica, quindi è importante approfondire gli istituti più importanti del diritto civile, dopo le materie che saranno oggetto di prova di concorso sono diritto civile, diritto commerciale, successioni, queste le 3 prove pratiche, quindi sono principalmente queste le materie che vengono approfondite. E dicevo, da un punto di vista teorico e anche da un punto di vista pratico, quindi tutte le nozioni, partendo diciamo dai concetti generali ad addentrarsi proprio nello sviscerare ogni più piccola problematica, e l'aspetto pratico consiste proprio nell'imparare a scrivere gli atti, quindi partendo dal foglio bianco imparare a scrivere una compravendita piuttosto che un verbale di assemblea, piuttosto che un testamento. E quindi si tratta di imparare inizialmente a memoria quello che è l'inizio dell'atto, lo sviluppo con la sua articolazione, tutti quelli che possono essere in generale gli articoli essenziali di un contratto, e poi via via, man mano che si imparano le varie materie, le varie problematiche, iniziare a riempirli di contenuto. Quindi anche quando facevamo le lezioni, facevamo delle lezioni teoriche e facevamo delle lezioni pratiche, delle vere e proprie simulazioni. Quindi ci veniva dato un tema in cui ci si presentava un caso concreto, pratico, articolato in 1000 problematiche, tutte collegate tra loro, e il nostro scopo era proprio quello di risolvere il problema propostoci e sviluppando l'atto, quindi scrivendo l'atto che secondo noi era più idoneo a risolvere le problematiche che c'erano state proposte,
E poi, uno svolgimento a parte, quella che è chiamata motivazione è parte teorica. Quindi la motivazione deve contenere tutti i nostri ragionamenti che ci hanno portato ad adottare quella determinata soluzione, quindi spiegando perché abbiamo scelto di procedere in un modo o perché abbiamo scelto di adottare determinate soluzioni. E poi, terza parte, la parte teorica. Quindi da un punto di vista teorico si spiegano tutti quelli che sono gli istituti coinvolti nel caso assegnato. E quando ho fatto io il concorso, che attualmente si articola in prove scritte e prove orali, c'erano anche delle prove di preselezione, proprio perché all'epoca, come si diceva prima, c'era un numero di candidati enorme rispetto ai numeri posti a concorso, quindi da lì si faceva molta selezione. Tant'è che queste prove di preselezione consistevano in 45 quiz a risposta multipla da svolgere in 45 minuti, quindi un minuto a quiz, passava che faceva zero errori. Quindi già lì la percentuale era quella, un terzo, un quarto, ecco, passavano ed erano ammessi poi alle prove scritte. Le prove scritte si svolgono a Roma e il bando, quando l'ho fatto io, aveva inizialmente cadenza biennale e successivamente penso che sia ancora così, dovrebbe essere annuale. E solo che ecco, la cosa che è stata un po' pesante sono state le tempistiche. Le tempistiche sono molto lunghe, perché dicevo, quando ho iniziato io veniva bandito il bando in un determinato anno, gli iscritti si svolgevano un anno e mezzo, due anni dopo. Quindi uno si iscriveva e sapeva che sarebbe andato a Roma a fare gli iscritti almeno dopo un anno e mezzo, due. In quell'anno e mezzo, due, bisognava studiare e organizzarsi lo studio, quindi a lungo termine. E le prove, quindi, come vi dicevo prima, si svolgono a Roma, quindi si scende a Roma circa una settimana, perché bisogna scendere qualche giorno prima per la consegna dei codici, ci sono due o tre giorni di controllo di tutti i codici che vengono consegnati, e dopodiché ci sono queste tre prove scritte che si svolgono in questi tre giorni. Si ha a disposizione 8 ore per lo svolgimento di ciascuna prova e diciamo che da un punto di vista psicologico e fisico è abbastanza pesante, perché comunque per la mia esperienza personale arrivavo lì la prima volta da due anni di studio intenso, che uno sa che comunque si sta giocando anni di sacrifici, di preparazione e di studio, e sinceramente arrivi lì, entri la mattina, che già 3-4 giorni che sei a Roma con tutta la tensione eccetera, entri la mattina alle 8:30 con questi controlli. Normalmente la dettatura delle tracce avveniva intorno all'1:30, alle 2 del pomeriggio, e da lì decorrevano le 8 ore, quindi la consegna avveniva intorno alle 8, alle 9, alle 10 di sera, quindi sono 3 giorni così. Devo dire che per quanto mi riguarda sono sempre stata convinta della strada che avevo scelto, e il notaio che avevo di riferimento all'epoca, che per me è stato un grandissimo maestro, mi ricordo che ci ripeteva sempre che se eravamo convinti, magari non era la prima, magari non era la seconda, ma la terza volta comunque si sarebbe riusciti, perché comunque nel momento in cui uno entra nel meccanismo e impara esattamente cosa fare e come porsi di fronte a una traccia, ecco, le scuole di oggi proprio insegnano quello, come affrontare, come leggere le tracce concorsuali, in modo da capire esattamente tutte le tecniche, tutte le malizie per cercare di trovare la soluzione più adatta. È logico che, non esiste una soluzione, perché lo vediamo quotidianamente, di fronte a una stessa situazione ci possono essere anche soluzioni differenti, dopo dipende anche da tutte le sfaccettature, ecco, che ci vengono presentate dai clienti. Lo stesso al concorso, quindi tante volte magari passavano anche temi con soluzioni diverse, però ben argomentate, insomma. E le prove, come dicevo prima, sono tre, quindi una è diritto civile, normalmente quindi una compravendita piuttosto che una divisione, piuttosto che insomma transazioni o problematiche, ecco, collegate agli istituti di diritto civile. Una prova mortis causa, quindi normalmente la redazione di un testamento,
con tutti gli istituti senza scendere nel tecnico adesso peculiari, e una prova di diritto commerciale, quindi si studiano, si studia la disciplina delle società di persone piuttosto che delle società di capitali, e quindi normalmente si viene richiesti di redigere un verbale di assemblea, un aumento di capitale, una scissione come nel mio concorso, e niente, le modalità, ecco, di svolgimento alla fine imparata la tecnica sono le stesse per tutte e tre le prove. Dopodiché, passati gli iscritti, anche lì i tempi non aiutano, perché io ho avuto i risultati degli iscritti quasi un anno e mezzo dopo dello svolgimento del concorso, quindi uno nel frattempo stava già continuando a studiare, stava già riprendendo a studiare per gli iscritti successivi, perché scaramanticamente, non sapendo se aveva passato o meno, continuava, ecco, con la preparazione senza interromperla. Interrompo un attimo la dottoressa per dire che talvolta è capitato che si andasse a fare gli iscritti nuovamente senza che fossero usciti, sì, i risultati, sì, degli iscritti. Sì, anche una volta è successo così. Questo, diciamo, ci sono i cosiddetti fisiologi, cioè coloro che hanno prima passato un concorso e poi avrebbero passato gli iscritti anche di quello successivo. È una cosa un po' strana che per fortuna al momento pare non succeda più, perché le condizioni sono un po' tesi anche. Diciamo, diciamo questo anche per, insomma, certo, vedo un po' di pace per parte. No, voglio rincuorare assolutamente tutti quanti, nel senso che secondo me basta metterlo in preventivo, poi nel frattempo uno si organizza nello studio, nella propria vita, insomma, come meglio crede, senza precludere nulla. Io sono andata a Roma a svolgere ben due concorsi, tutti e due col pancione, tutte e due le mie bimbe sono venute a Roma con me col pancione, quindi devo dire che, anzi, addirittura ero scesa a Roma per un concorso, quello famoso, mi sembra fosse dell'ottobre 2010, che ero incinta il sesto mese ed è stato annullato perché per irregolarità, e quindi quel concorso là è stato annullato ed è stato ripetuto nella settimana esatta in cui appunto è nata la mia bimba. Quindi io quella volta là praticamente ho perso quasi tre anni di preparazione, perché niente, è andata così e ci ho riprovato con la bimba numero 2 che è andata bene. Si vede che era più portata però. Dopodiché, una volta che finalmente si sono passati gli iscritti, ci sono gli orali, però diciamo che lo scoglio principale sono gli iscritti, quindi una volta passati quelli è molto difficile non superare gli esami orali. Gli esami orali sono esattamente sulle stesse identiche materie, a cui si aggiunge la legge notarile, che comunque insomma uno la studia già man mano, e il diritto tributario. Diritto tributario, ecco, che alla fine, nonostante gli si dedichi poco tempo nella preparazione, alla fine è forse una delle materie principali, in quanto io adesso vedo nell'esercizio della professione la prima cosa che poi i clienti chiedono quando vengono a chiedere di un atto, perché si parte sempre dal preventivo per poi insomma addentrarsi in tutto il resto. E passando infine allo svolgimento della professione, parlando della mia esperienza personale, sicuramente poi è una professione che tocca ben altri ambiti oltre a quello giuridico, per cui io quotidianamente mi trovo nella difficoltà di coordinare l'aspetto giuridico con l'aspetto tecnico. Quindi poi si tratta di imparare ad approfondire tutta la fase pre-stipula, quindi non solo relativa alla preparazione dell'atto, ma prima ancora nello studio di tutta la documentazione che viene fornita dalle parti, e scendendo anche un pochino più nel tecnico, nelle misure catastali che ci indicano i dati dell'immobile oggetto di compravendita, nelle planimetrie, nello studio, diciamo, di tutta la documentazione che viene fornita dai clienti. E l'altro aspetto altrettanto importante, dopo la famosa firma, gli adempimenti di cui accennavamo prima, quindi tutta la parte relativa alla pubblicità. Questo per dire che l'atto notarile non si conclude con la firma,
ma appunto un post legato alla registrazione, legato alla trascrizione, legato a tutti gli adempimenti appunto necessari per la pubblicità dell'atto stesso. Per quanto riguarda le scuole del notariato ormai sono diffuse praticamente in tutto il territorio. Quando ho iniziato io appunto avevo la scuola del notariato di Padova come riferimento, c'era anche la scuola del consiglio notarile di Bologna e poi all'epoca la scuola più importante era quella di Napoli, per cui a un certo punto, quando ho capito che effettivamente era la strada che volevo percorrere, ho deciso di fare su baracca e burattini, sono trasferita a Napoli e ho fatto la scuola a Napoli. E là appunto ho incontrato questo maestro che per me è stato grandissimo, perché appunto ci ha sempre dato una carica grandissima e insomma, nonostante sia stato un percorso di studi molto lungo, è sempre stato pieno di molti entusiasmi, di molte soddisfazioni, quindi per me insomma, è stato un periodo bellissimo. E oggigiorno, ma anche nell'ultimo anno in cui stavo, negli ultimi anni in cui stavo preparando il concorso, le scuole si sono moltiplicate e adesso c'è la possibilità di seguirle anche in videoconferenza. Quindi molto più comodamente, senza spostarsi a Roma, a Napoli o a Milano, c'è la possibilità di seguire i corsi online. E questo è molto interessante, perché comunque c'è la possibilità di seguirne più di una senza spostamenti, insomma. Sicuramente, potendo darvi un consiglio per chi deciderà di intraprendere questa strada, per la mia esperienza personale è stato molto importante esercitarmi facendo queste simulazioni. Quindi, armandosi di santa pazienza, chiudendosi in casa, simulando quello che succede poi a Roma, 8 ore sulla scrivania con la traccia davanti, e si cerca di svolgere atto, motivazione e parte teorica. All'inizio è difficile, perché bisogna proprio entrare nell'ordine delle idee, e anche lì ho avuto un altro maestro altrettanto importante, il quale, nonostante facessi lezioni di videoconferenza, era organizzato così che chi inviava l'atto, perché poi dopo l'atto viene inviato e viene corretto, e che lo restituiscono con tutte le correzioni, di modo che hai modo di verificare effettivamente come è andato con tanto di voto, e venivano corretti solo gli atti che si era certi che gli allievi li avessero svolti nelle 8 ore assegnate, anzi di solito erano 7 per prepararci, diciamo, a dei tempi un po' più stringati. E mi ricordo che quando mancavano un paio d'ore alla consegna, ci venivano indicati il numero di pagine dell'atto, della motivazione, della parte teorica da scansionare e da inviare, così il notaio era certo che effettivamente stessimo svolgendo anche noi da casa la traccia, la simulazione, esattamente nelle tempistiche uguali a quelle che poi ci erano richieste. È stato un percorso duro, ripeto, però di grandissima soddisfazione, per cui per chi è intenzionato, a parte i numeri che oggigiorno comunque sono più lusinghieri, però voglio ripetervi nuovamente quello che diceva il nostro maestro, che magari non è la prima, non è la seconda, non è la terza volta, ma con una grande motivazione si riesce certamente. Ecco, e successivamente è stato introdotto un limite che inizialmente, quando ho iniziato, non c'era, che è il limite delle 3 consegne. Quindi si può partecipare al concorso solo consegnando solo 3 volte. Quindi questo non vuol dire che uno può presentarsi solo 3 volte. Ci si può presentare, si possono svolgere i temi. Poi, se si ritiene che non siano andati bene o di non essere stati all'altezza, ci si ritira, non si consegna, e quindi quella presenza non fa numero. Diversamente, nel momento in cui si consegnano tutte e 3 le prove, la consegna fa numero, quindi viene considerata a tutti gli effetti. Questo è esattamente identico a quanto accade nel concorso di magistratura, ed è anche un modo per ottenere correzioni più veloci, perché se tutti quelli che sostengono il concorso consegnano, questo significa che tutti i compiti devono essere corretti, anche quelli di coloro che sono consapevoli di non avere fatto, diciamo così, di non avere fatto bene. Certo, uno non ha niente da perdere, quindi consegno. Se non ho niente da perdere, consegno, e quindi questo comporta che la commissione deve correggerli tutti. Se invece si introduce questo incentivo all'autovalutazione, questo è stato il ragionamento alla base dell'introduzione delle 3 consegne, allora ho una deflazione dal punto di vista delle consegne,
e le tre consegne si traducono anche in una deflazione dal punto di vista dei partecipanti, perché ormai qualcuno che ha fatto le tre consegne c'è e non si può più, non si può più presentare. Okay? Questo per farvi capire qual è la ratio di questa idea. Io ho finito, se avete qualche domanda. Consegno il microfono al collega notaio Alessandro Buzze. Grazie, io sono Alessandro Buzze, parte di Baia Maglia Poesie. Seguo un procedimento quasi inverso, il notaio più giovane di questo distretto, io sono insieme al collega Palmieri, quello che decredito, quello che è andato male, si può dire. Ovviamente, essendo praticamente il decano di questo distretto, è chiaro che farò un intervento più lungo, cioè quello che è stato detto fino adesso è circa la metà di quello che dirò io. Quindi con gli sguardi inversi nel vuoto lo vedrò. Invece farò soltanto dei piccoli flash, perché? Perché i flash, quelli che possiamo chiamare focus, magari servono a ricordare qualche cosa che è stato già detto e che merita, a mio avviso, di essere ricordato. Ora, intanto comincio con fare l'avvocato, l'avvocato dei notari, prendendo un punto da quello che ha detto il professor Veronese. Ora, non so se vi ricordate, siete molto giovani, però c'è stato un periodo in cui la Germania era divisa in due da un muro, la città di Berlino dopo la guerra, che poi è stato abbattuto in maniera anche abbastanza così, emblematica e folcloristica. Prima che il muro fosse abbattuto, c'erano quelli che, con sistemi anche avventurosi, sono scritti dei libri, fatti dei film, dalla Germania Est, quella orientale, quella per capirci per dire la dimestichezza con tutti i cardinali, la parte verso la Russia, che scavalcavano questo muro, forse piuttosto non ce la facevano, per andare verso la parte ovest, sempre per capirci la parte degli americani che avevano la Coca-Cola e il cioccolato. E allora, erano tantissimi, non ce n'è stato neanche uno che abbia fatto il percorso inverso. Ci sono molti magistrati, molti avvocati che diventano notai, non c'è la situazione inversa, questo è un orientamento per voi che dovete scegliere la vostra vita e il vostro destino. Non sto a indagare sui motivi, sulle ragioni, ve lo segno come conto a casa. Bene, da quello che ha detto la collega Ragioni, e quella che è stata l'esperienza di tutti noi, è che per fare notaio occorrono tre cose: studiare, 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 studiare molto. Avete sentito che si è parlato di 8 ore al giorno dedicate allo studio. Ai nostri studenti sono già abituati. Sì, immagino. Si è parlato di qualche domenica di riposo. Io ricordo che studiavo anche sabato e domenica, perché poi a quel punto lavoravo anche, quindi studiavo la sera. Insomma. Sabato e domenica, niente weekend, niente uscire, siamo tutti sposati. Ciò nonostante, accade una cosa particolare nel nostro concorso, che ragazzi o ragazze molto preparati non riescono a passare. Ragazzi o ragazze non preparati non lo passano mai. Questa è una, in qualche modo, una certezza che qualche essere. Ci sono adesso molte colleghe e quindi c'è questa, diciamo, percentuale della presenza femminile. E io vorrei dire una cosa, io personalmente è da tanto tempo, forse da sempre, non ho mai distinto nel mondo della realizzazione tra uomo e donna, io ho sempre pensato che siamo esseri umani e tanto basta. E vorrei dire, per incoraggiare i colleghi maschi, che il fatto che ci sia un aumento progressivo della presenza femminile nella nostra professione, ma anche in altre professioni, dipende da elementi caratterizzati dalla statistica demografica, da altri aspetti di carattere sociologico e da altri aspetti di economia familiare. Quindi voglio dire, non vi spaventate, amici uomini, c'è spazio per tutti, però si tratta soltanto, non so se l'ho già detto, che bisogna studiare molto. Quindi uscite dalle cucine, uomini. Ma ci sono, insomma, alcune versioni adesso anche di esperienza in qualche maniera. Bene,
cercherò di dirvi delle cose magari che non sono state dette, anche perché le hanno dette talmente bene dei colleghi che mi hanno preceduto, anzi vi faccio anche adesso una confidenza, soprattutto per voi che siete giovani, ho imparato moltissime cose che non sapevo, non fare altro. Quindi, sono fatto veramente la cultura stare questo pomeriggio. O forse le sapevo, magari tanti tanti anni fa, insomma, per il sclero si fa la sua parte e le sono anche dimenticate. C'è un aspetto, ora vediamo quelli che mi vengono in mente, che l'attività del notaio ha un'importanza per altri aspetti, vuol dire quasi casuali. È un aspetto, per esempio, che io ho scoperto in una circostanza. Non so se avete mai sentito parlare, a proposito dell'alluvione di Firenze del 1966, degli angeli del fango. È vero, avete parlato. Ecco, io sono uno di quelli. Devo dire la verità, che mi ricordo molto l'aspetto fango, molto poco l'aspetto angeli. Però, voglio dire, c'erano questi libroni che dovevamo pulire, io questi libroni prendevamo, c'era una certa procedura, noi in realtà facevamo una parte, diciamo già di secondo tempo, una parte iniziale, del grosso che aveva fatto da altri, perché servivano ovviamente delle tecniche particolari. Sfogliando questi libri, questi tomi enormi, ho scoperto che all'archivio di Stato il 99% dei tomi conservati erano anche notati. La cosa mi ha stupito, poi dopo ho elaborato anche insomma, delle considerazioni ulteriori che ho avuto riscontro, perché studiando a scuola mi ero sempre domandato, ma come si fa a sapere che insomma, nel 1200, nel 1300 una persona è nata giorno tale, è morta giorno tale, oppure la vita in quell'epoca ha fatto queste cose, oppure più o meno si ritiene circa, dopo l'ho capito. Perché gli atti notarili hanno costituito la base per ricostruzioni storiche importanti. Perché evidentemente se in un atto notarile, anche incidentalmente, si parlava di un certo personaggio, si parlava anche del quisto del popolo, però capitava che si parlava anche del personaggio magari rilevante storicamente nel settore dell'arte, della guerra, tanti militari o nobili o quello che sia. È stato proprio attraverso gli atti notarili. Altra funzione è stata quella della conservazione e della elaborazione della lingua. Ci sono stati notai, tra l'altro anche importanti, che hanno contribuito all'evoluzione della lingua, ma soprattutto anche, in ogni caso, alla conservazione della lingua. Noi oggi siamo abituati a considerare il notaio come il professionista che fa l'atto di compravendita, l'atto di mutuo o altre cose di questo genere. Beh, in realtà la funzione ontologica e storica del notaio è diversa. Quelli che sono gli aspetti caratterizzanti la connotazione del notaio, cioè del professionista che prepara quel certo tipo di atto, che abbiamo già accettato così in esemplificazione, in realtà ancora oggi diciamo che lo scopo principe è un altro. Allora, storicamente il notaio svolgeva un'attività di carattere veramente sociale, era uno scriba, cioè il notaio era quello che scriveva per conto di coloro i quali scrivere non sapevano, e muore quindi scrivano. Solo dobbiamo arrivare, questo succedeva già anche nell'antico Egitto, lì tra l'altro per scrivere facevano tanta fatica perché non usavano la penna stilografica, usavano strumenti molto più primitivi. Al tempo dei Romani diventa la funzione già più pubblica, perché a chi faceva questo lavoro nella redazione di determinati documenti veniva applicato un segno, chiamiamo per capirci un timbro, che era il tabellione. Ancora oggi in italiano il sigillo del notaio può essere chiamato tabellione. Questa impronta, ovviamente con meccanismi di garanzia tipo la cerlacca, eccetera, veniva data una certa credibilità a quel certo documento, una certa valenza dal punto di vista probatorio, dal punto di vista documentale. Tant'è vero che proprio perché questo strumento si chiamava tabellione, i notai in quel tempo venivano chiamati tabelliones, cioè coloro i quali avevano l'uso di questo strumento. Poi dopo le cose si sono evolute, però la traccia di una persona che scrive, soprattutto in luogo di chi non ha una volta la capacità dal punto di vista proprio della conoscenza degli strumenti, quindi non sapeva era la sua vita, e poi un analfabetismo di tipo diverso, cioè di tipo giuridico. Nel senso che non avevano la preparazione sufficiente per poter, diciamo così,
di sbrigarsi in mezzo a quelle che sono le esigenze di chi fa questa certa attività contrattuale, economica in genere, e quindi era un antropismo evoluto. Tant'è vero che per tanti secoli anche in Italia il notaio si chiamava antinotaro, che è la radice etimologica del termine notaro, che in alcune parti d'Italia ancora è usato, in altre parti la lingua poi è diventata un po' più di non solo in questo caso, anche per tante altre parole, ed è diventato notaio. Però la radice semantica è annotaro, colui che annota, colui che scrive. E questa è una cosa che tutto sommato è anche abbastanza importante. E allora, vi dicevo, il fatto di fare i contratti è una conseguenza. La ragione principe per cui nasce la funzione del notaio, soprattutto in chiave moderna, e richiamo un pochino l'attenzione su questo punto che è già stato detto molto bene da chi mi ha preceduto, era quella di dare la certezza dell'identità delle persone e della autenticità del documento. È chiaro che una volta che il sistema ha connotato la forza, la valenza di un soggetto capace di dare queste caratteristiche a un documento, a questo soggetto si è affidata la compilazione di quegli atti per i quali è richiesta una certezza particolare, tipo il trasferimento dell'immobile. Ma capite che è cosa di una certa rilevanza sapere se quell'immobile è proprio mio o di qualcun altro. Quindi, tant'è vero che prima una collega ha detto: noi siamo coadiuvanti dello Stato nella tenuta dei registri immobiliari, che non vengono trascritti gli atti. Nel momento in cui l'atto notarile viene trascritto, quel trasferimento di proprietà acquista valenza nei confronti di tutto quanto l'ambito sociale con la trascrizione. Quindi voi capite che ancora una volta a ritroso potete capire che l'effetto importante dell'attività notarile è quello della certezza, dell'affidabilità, della sicurezza data al documento, sia dal punto di vista di chi lo ha confezionato, di chi lo ha firmato e del contenuto nel rispetto di norme di legge che devono essere imprescindibilmente osservate. Oggi come oggi in Italia circolano circa 150.000 automobili che non si sa di chi siano. Perché, vedete, sulla base di quelle che sono manifestazioni, vuole dirlo, ma di grande populismo, sollevo anche di campagne di stampa, campagne di disinformazione, campagne giornalistiche con contenuti esclusivamente negativi e poco informativi, si è sottratta all'attività del notaio il controllo nella autenticità, nella veridicità e dell'identità di chi procede al trasferimento dell'autoveicolo. In modo che non esiste più questa certezza e non esiste più neanche una documentazione che è a monte di queste certificazioni. Noi siamo tenuti a conservare determinati registri, repertori, conservare proprio degli atti, e quindi in qualsiasi momento, anche a distanza di anni, siamo in grado di stabilire se quel certo autoveicolo effettivamente era di Tizio e adesso è diventato di Caio perché è stato fatto un passaggio di proprietà. Oggi come oggi purtroppo questo non accade più o non accade nella totalità dei casi. Tant'è vero che in un convegno dove sono stato parlava un comandante della polizia stradale che appunto riferiva questi dati, addirittura c'era una signora di 84 anni, ospite di una casa di riposo, proprietaria di 1760 autoveicoli. Allora, intanto evidentemente non c'è stato nessun controllo per quanto riguardava la disponibilità dei denari per comprare questi auto, questo discorso della riciclaggio, della circolazione del denaro di provenienza magari illecita e mancante, però insomma vi lascio anche argomentare da voi stessi altre considerazioni che si possono fare. E questi autoveicoli girano, non pagano l'assicurazione, non pagano il bono, non pagano l'autostrada perché vanno a casello hotel, passano, non hanno hotel, ma viene preso il numero di targa se non lo passano, e poi viene perseguito il titolare dell'autoveicolo, che più delle volte quell'autoveicolo va. Io ho caso di un cliente che si è visto arrivare a casa l'avviso di garanzia per omicidio. Ovviamente si è preoccupato, però dice, classico errore, in Italia siamo abituati, insomma. Vado all'avvocato, l'avvocato ci sediamo a parlare con il pubblico ministero, chiariamo l'equivoco, e vanno lì e dice: guardi che io l'autoveicolo
ce l'avevo, sì, è vero, però l'ho venduto 2 anni fa, quando sono giù. E il pubblico ministero dimostri di aver fatto la vendita, di aver curato la trascrizione nel pubblico registro automobilistico e chiudiamo ovviamente la partita. E lui dice, ma no, io veramente sono andato in comune e ho firmato, poi dopo ha detto l'acquirente che si arrangiava lui. Il PM gli ha detto, ha fatto molto male, ci vediamo al processo. E quindi ha risparmiato i 15 euro del notaio per il passaggio per la macchina, le spese prima adesso sono finite per lavorare. Questo per dirvi che a volte siamo portati a sottovalutare taluni aspetti che per noi sono la quotidianità, ma la certezza di un rapporto giuridico, la certezza dell'identità di una persona, voi sentite parlare tanto al giorno d'oggi di punti di identità tramite internet, questi mezzi di comunicazione, questi mezzi tecnologici che sono importanti, che sono validi, però purtroppo non sono in grado di surrogare, di sostituirsi a quella che è la partecipazione del padre. Vedete, e poi chiudo perché insomma avete anche diritto a fare un po' di ricreazione. Vedete, su internet per esempio, questi strumenti social network, ai quali specialmente con i giovani date molto credito, ma è umano che sia così, ai tempi miei anche noi davamo credito ad altri strumenti di diffusione, insomma, che venivano distribuiti, ai quali noi ci si affezionavamo. La fattispecie erano le figurine di calciatori, quindi su, si potrebbe dire. E attenzione, è stato fatto uno studio per cui una fake news che gira sul social web ad altri strumenti richiede un impegno esponenziale per ridurre la portata negativa, non per annullarla, non si annulla più. Quindi voi pensate, in un mondo dove illusoriamente crediamo di essere in possesso di strumenti tecnologici avanzati che ci possono garantire la certezza dei rapporti interpersonali, siamo in una situazione esattamente e diametralmente contraria. Questa è soltanto una raccomandazione, un invito ad essere prudenti e a considerare con maggiore attenzione quello che è lo sforzo professionale di chi cerca viceversa di eliminare a monte, alla radice, queste situazioni. Si era parlato di 2 ore, mancano 2 minuti, io vi saluto, vi ringrazio, vi esorto alle domande. Grazie al dottor Wood. Purtroppo siamo assediati da alcuni vostri compagni che vorrebbero fare lezione, però se avete ancora una curiosità, visto che abbiamo questa pantella guarda, passate la parola, siamo ben contenti ovviamente di sentire ciò che è stato già detto tanto. Posso solo dire una cosa? Certo. Dico senza microfono. Se avete curiosità, trovate un collegamento con il distretto su Facebook, a proposito della realtà virtuale. La pagina si chiama Notar Lab Rovigo. Se avete bisogno di sapere cose per il vostro futuro, che magari dove possiamo aiutarvi, questo è un sistema di collegamento immediato. Mettete mi piace alla pagina, potete mandare messaggi, chiedere informazioni, contattarci, è collegato direttamente al Consiglio Notarile di Rovigo, quindi è una pagina gestita da noi, siamo a disposizione per quello che non riuscite a chiederci adesso. Il mondo è da fake news. Esatto, sono certificate. In bocca al lupo a tutti.